La primavera si fa sentire, le giornate si allungano, abbiamo luce fino alla sera, apriamo le finestre, facciamo entrare aria, respiriamo i raggi di sole e una domanda ci pervade. È il momento di portarle fuori? Io sono Alice Del Grosso, sono Interior Plant Specialist e in questi video ti do qualche consiglio per prenderti cura meglio delle tue piante d'interno. Se non vuoi perderti nessuno di questi video che rilascio di solito il venerdì, clicca subito sulla campanellina e riceverai una notifica ogni volta che ne pubblico uno nuovo. E ora parliamo di piante che finiscono all'esterno quando la stagione si fa bella. Nel video di oggi vediamo come, quando e perché portare fuori le nostre piante di casa sul balcone o in giardino appena la stagione si fa più bella. La prima domanda che ci dobbiamo fare prima di procedere appunto a questi spostamenti è quella della temperatura. Infatti, in base alla stagione che stiamo vivendo o alle condizioni anche climatiche della zona in cui viviamo, è importante tenere sempre in considerazione che le nostre piante d'interno hanno quasi tutte un'origine tropicale. Cosa significa questo? Significa che non sono per natura adattate a vivere condizioni di sbalzi termici eccessivi. Per questa ragione portare fuori le piante quando le giornate sono belle ma magari la sera fa ancora freddo potrebbe essere addirittura letale. La prima cosa che dobbiamo quindi considerare è che di solito è consigliabile non portare le piante all'esterno quando la temperatura di notte scende sotto i 10-12 gradi. In questo modo garantiamo alle nostre piante una continuità di temperatura ed evitiamo appunto che il freddo o degli sbalzi termici troppo forti possano danneggiarle. Tutte le piante in natura hanno le radici, questo significa che non sono fatte per gli spostamenti. E questa è la ragione che ci deve far utilizzare maggiore prudenza quando appunto decidiamo di portarle all'esterno. Infatti, in natura i tempi sono lunghi e la fase di acclimatazione è senz'altro una delle più importanti. Se non badiamo bene a questa esigenza delle nostre piante, potremmo incorrere in gravi rischi, ad esempio scottature o bruciature delle foglie, perdita del colore o comunque una salute molto aggravata. Ecco allora tre semplici suggerimenti che posso darti quando arriva il momento di portare le tue piante fuori. Che sia un balcone o che sia un pergolato, un giardino o anche un bel terrazzo, scegli sempre una giornata con il cielo un po' coperto, il clima un po' più mite e non quel sole cocente che potrebbe effettivamente essere un grosso trauma per le tue piante. Prenditi poi tutto il tempo che hai a disposizione, fallo con calma perché può essere anche un'occasione per provvedere a qualche rinvaso, verificare lo stato delle radici, fare un po' di pulizia delle foglie e prenderti cura delle tue piante in un modo un pochino più attento. Un'altra cosa da fare subito è quella di posizionarle in una zona ombreggiata, semi-ombreggiata o comunque ben protetta, perché le condizioni di luce che abbiamo all'esterno sono molto diverse da quelle che abbiamo in casa. Per questa ragione il passaggio alla luce è quello più delicato. Scegli quindi una posizione all'ombra di una tettoia oppure al riparo da un muretto sotto un albero in modo tale da garantirti che la luce che arrivi alla pianta non sia poi così diversa da quella che aveva in appartamento. Un'altra accortezza che puoi portare è quella di tenere le tue piante un po' vicine, quindi questo sicuramente ha il vantaggio di aiutarti a prendertene cura in un modo più agevole perché le hai tutte ravvicinate, ma contribuisce anche a conservare un'umidità intorno alle piante che sia di aiuto una all'altra. Inoltre tenerle vicine le ripara un po' dal vento, dalle correnti e si fanno anche un po' di ombra a vicenda. Ora vediamo però quali sono le piante che meritano di andare fuori a fare una piccola vacanza in primavera e in estate. Non tutte infatti si prestano alle stesse condizioni. Ci sono piante che possono stare bene al sole, quelle che stanno bene in mezz'ombra e quelle che invece assolutamente devono rimanere all'ombra. Queste caratteristiche sono quelle che in linea di massima prendiamo in considerazione anche quando le posizioniamo all'interno dei nostri appartamenti. Ma quando le portiamo fuori, avendo una luce molto più intensa ed essendo anche la stagione con le giornate più lunghe, è sicuramente uno dei temi più importanti da tenere in considerazione.
Le cactacee, ad esempio, e le succulente che hanno una folta peluria o che sono abituate, siccome provengono da regioni del mondo calde e desertiche, sono quelle che piano piano, dopo una fase di acclimatazione che potrebbe durare anche 2-3 settimane, possono anche andare a occupare una posizione in pieno sole. Piante che invece hanno bisogno senz'altro di rimanere in mezz'ombra sono ad esempio tutti i ficus, il clorofitum, il syngonium, le orchidee, la diefenbachia, tutte piante che in generale hanno le foglie verdi e che in casa godono volentieri di una posizione ravvicinata alla finestra, ma magari di sole filtrato dalle tende o in una posizione in cui prendono la luce del sole ma è diretta sulle foglie. Piante invece che all'esterno devono continuare ad avere una posizione di ombra sono le piante che generalmente noi scegliamo per le zone e gli angoli un po' più scuri di casa. Le calatee, la calatea orbifoglia in particolare è una pianta che se vogliamo portarla fuori dobbiamo stare molto attenti e ripararla dal sole. Le felci, le fittonie, lo spatifillum. Tutte le piante che in casa teniamo in quella che viene detta mezz'ombra, quindi raggi indiretti e luce diffusa, all'esterno devono sicuramente rimanere all'ombra, quindi in una posizione a nord o a nord-est, sotto un cannucciato, una tettoia o sotto un albero ben protetti dal sole. Se nel periodo di transizione la temperatura dovesse scendere in modo imprevisto, io ti consiglio di riportarle all'interno, sempre con le dovute accortezze. Quali sono i rischi che a cui potrebbero incorrere le nostre piante all'esterno? Sicuramente scottature, quindi foglie bruciate, margini rovinati che si seccano, oppure potrebbero cambiare colore, quindi per esempio delle piante grasse posizionate al sole dopo che erano in appartamento potrebbero presentare delle scottature, quindi parti decolorate oppure parti che si rovinano e quelle effettivamente rimangono delle cicatrici che non passano per la nostra pianta. Il cambiamento del colore, quindi il passaggio per esempio da verde a rosso, è un indicatore di effettivo eccesso di luce. Inoltre, le nostre piante all'esterno possono anche essere suscettibili di attacchi parassitari un po' più violenti. Per questa ragione è sempre bene non dimenticarcele all'esterno, quindi continuare a fare le nostre routine di controllo e pulizia con metodo. Un altro rischio inaspettato potrebbe essere quello di allagamenti dei vasi. A me è capitato, per esempio, in estate ad agosto, quando lasciavo le piante a casa, di non rendermi conto che alcuni drenaggi non lavoravano bene. Oppure addirittura se abbiamo piante in vasi senza foro di drenaggio, consideriamo che in caso di piogge o irrigazione molto abbondante, il vaso potrebbe non sfogare e lasciare disperdere appunto l'acqua in eccesso, provocando l'allagamento della pianta e quindi il suo soffocamento. Quali sono i benefici di portare le nostre piante fuori? Sicuramente in primavera e in estate, avere la possibilità di far prendere le nostre piante più ore di luce in un periodo in cui la loro attività vegetativa è ai massimi ci permette di avere piante rigogliose, una crescita aumentata, una vegetazione molto importante. Inoltre l'aria fresca, il vento che le accarezza e anche una maggiore umidità rispetto a quella che abbiamo in casa garantisce alle nostre piante di avere delle foglie più pulite, più lucide e di godere appunto della bella stagione. In casa infatti spesso, soprattutto se quando andiamo al lavoro teniamo le finestre chiuse, la temperatura si innalza molto e le piante potrebbero soffrire particolarmente di questo innalzamento della temperatura. Inoltre, se teniamo anche l'aria condizionata, abbiamo lo svantaggio di provocare degli shock termici particolarmente dannosi. Fine aprile, maggio, questo è il periodo migliore per portare fuori le nostre piante. Ricordati di continuare a nebulizzarle, di fare in modo che abbiano un'irrigazione adeguata. Quando prendono tanta luce consumano più acqua. Nebulizzale e concimale, ma fino a quando la temperatura non è troppo calda, quindi interrompiti sicuramente a luglio, ad agosto, perché sono mesi in cui concimare le piante potrebbe provocare delle bruciature alle radici. Goditi insieme a loro la stagione più bella dell'anno
e io spero che questo video ti possa essere stato utile per capire quando, come fare a portare fuori le tue piante. Se non l'hai ancora scaricata e non l'hai letta, sul mio sito c'è la guida della palestra dei pollici con qualche consiglio utile e pratico per prenderti cura delle tue piante d'interno. Con questo video è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao, a presto!